Allora, benvenuti amici di Forum, siamo qui a Roma perché il signor Mancini Michele ha portato in tribunale qua fuori una signorina Sara Vittori per questo motivo. Lui sostiene che lei ha rotto una porta, effettivamente è stato così, ma qua non si tengono conto le provocazioni fatte dal signor Michele Mancini. Sentiamo brevemente in due parole l'accusa del signor Michele. L'accusa è semplicissima, ha sfondato una porta a spallate e lei continua a sostenere di non essere stata. Cioè, noi vogliamo dire che la colpa è mia, che sono stato io perché l'ho provocata, va bene, forse ci sarà stato qualcosa, ma il fatto è che lei ha buttato giù la porta, cavolo. Forse. Adesso sentiamo la difesa della signorina Sara Vittori. No, io volevo fare la mia richiesta. Lui è colpevole e chiedo semplicemente che venga... Ma di cosa sono colpevole? Di cosa? È colpevole di aver sbattato il mio letto! Cretina! Perché l'ha sbattato il letto! Così la butto di sotto! Anche la butto di sotto! Siamo la polizia allora! Che entri il giudice per darci una mano a risolvere questo caso. Ecco. Prego signor giudice, raccomandi. In piedi in aula. Prego. Raccomandi. Con grazie. Tanto. Poi la parola. Questo è il codice civile penale. Nuova versione 2009. Bellino. Allora, me ne dia un pezzo, scusi. No, cosa fa il codice civile? Sì, va a cacca, se può servire, va a cacca. Va bene, penale. Non la porti. Oltraggiosa. Sei oltraggiosa. Guardi signor giudice, guardi che cosa ha fatto al codice. Guardi, è violenta. Guardi, è violenta. È violenta. Allora. Cioè non sa manco come difendere. Vicino di casa. Ma non dire porca puttana. È stato in casa mia. De stanza, cretina, de casa. Dai, dai, vicino uno per stanza, volta. Vicino di stanza, è stato in... Io avevo fatto una semplice osservazione. Guardi. La camera completamente distrutta dalle loro maniacali ossessioni. Un cosa intende per maniacali ossessioni? Preferirei entrare in argomento. Il giudice accompagna di stanza dell'accusante. Sono miti, no, va bene! Ma di parte! Io vero! Questa è la mia battaglia! Facciamo in Italia, questa è la giustizia italiana, questa! È questa la giustizia italiana, non perda! Fa poco lavoro, tanto se ci manda Marci in prigione, cretina! Tanto te la puoi pagare quella cazzo di porta, che vuole la colpa a noi poi! La parola di ingegnere Marci in prigione, se sei bella! Dai! Ma che cazzo! Se sarà adesso, che strega! Non mi fa bene! Allora, signor giudice, i fatti sono semplicissimi. La qui presente Sara Vittori ha rotto con ben due spallate la porta con un ghiaccio. Due, perché la prima non ha funzionato. Ha confessato, signor giudice, ha confessato. Cioè, non so più che dire, ha parlato da sola. Ha sfondato la porta. È colpa sua, cioè non c'è niente da dire. Devo dire che stavo di liberare. Vado a consultare il codice. Okay. Pubblicità.
Parappa, love it.